La Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca confina a ovest e a nord-ovest con la Germania, a nord-est con la Polonia, a sud-est con la Slovacchia, con cui in passato formava un unico Stato, e a sud con l'Austria. Il territorio ceco comprende le due regioni storiche della Boemia a ovest, della Moravia a est e una piccola parte della Slesia a nord, verso il confine con la Polonia, dove si trova la catena dei Sudeti. La Moravia è in gran parte pianeggiante ed è racchiusa a est al confine con la Slovacchia dai Carpazi Bianchi, che appartengono ai Carpazi occidentali, e a nord da una propaggine orientale dei Sudeti, i Monti Jesenic. La Boemia invece è un ampio altopiano circondato da basse antiche catene montuose, i Sudeti a nord-est, i Monti Metalliferi a nord-ovest, la selva boema a sud-est e le alture di Moravia a est. La regione della Moravia è attraversata dal fiume Morava, un affluente del Danubio. In Boemia invece scorre la Moldava, che attraversa la capitale del paese, Praga, prima di unirsi all'Elba. Il clima è tipicamente continentale, con inverni molto freddi ed estati calde e afose. Gli abitanti della Repubblica Ceca sono in maggioranza cechi, appartenenti quindi al gruppo delle etnie slave. In Moravia esiste una minoranza della popolazione, che parla un dialetto ceco particolare, e si considera appartenente a un'etnia distinta, quella morava, appunto, ma il loro senso di identità si sta progressivamente perdendo. Nella Repubblica Ceca vivono anche piccole minoranze polacche e tedesche. La lingua ufficiale è il ceco o boemo, una lingua slava simile allo slovacco. Cechi e slovacchi riescono dunque a capirsi abbastanza bene. Più della metà della popolazione si dichiara atea. La parte restante è formata da cattolici e da una minoranza di protestanti della Chiesa Ossita. Dopo Praga, tra le più importanti e visitate capitali europee, le città più importanti del paese sono Brno, rilevante centro industriale della Moravia, e Ostrava, un tempo sede delle industrie pesanti, per le quali la regione era famosa. Ecco Praga. Questa è invece l'immagine di Brno. E per ultima, Ostrava. Il regno di Boemia nacque all'inizio dell'XI secolo e nel 1355 entrò a far parte del Sacro Romano Impero. Nel 1526 fu proclamato re Ferdinando I d'Asburgo. La Boemia divenne così una regione dell'Impero Asburgico, fino alla dissoluzione di quest'ultimo nel 1918. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Boemia e Moravia si unirono alla Slovacchia, dando vita alla Cecoslovacchia. Invasa e smembrata dai nazisti poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Cecoslovacchia fu ricostruita, dopo il conflitto, come Repubblica Socialista, facente parte del blocco sovietico. Il dissenso popolare, espresso nel 1968 durante la cosiddetta Primavera di Praga, fu duramente represso. Dopo la caduta del regime comunista nel 1989, si instaurò una repubblica democratica attraverso quella che venne chiamata Rivoluzione di Velluto. Nel 1993 la Cecoslovacchia si separò pacificamente in due stati indipendenti, Repubblica Ceca e Slovacchia. Oggi la Repubblica Ceca è una repubblica parlamentare, membro della NATO e dell'Unione Europea dal 2004. La caduta dei vincoli posti dal blocco sovietico ha determinato una grande espansione dell'economia ceca. Il settore primario contribuisce per il 3% al PIL nazionale. L'agricoltura ottiene buoni rendimenti e produce soprattutto cereali, patate e luppolo, l'ingrediente base per la fabbricazione della birra. Molto sviluppato è anche l'allevamento. L'industria ha una forte tradizione nella Repubblica Ceca, che risale addirittura al periodo dell'impero austro-ungarico e che si è rafforzata negli anni del comunismo. Oltre al settore manifatturiero sono importanti quello siderurgico e meccanico, macchinari e mezzi di trasporto, quello della produzione della birra e di altre bevande alcoliche, e vari settori artigianali, per esempio quello dei cristalli e delle ceramiche. Nei servizi è in crescita il settore commerciale,
con un deciso aumento delle esportazioni. Molto importante il turismo che assicura entrate in continua crescita.